Ciao zuccheri, benvenuti in un nuovo video, novità, soprattutto low cost. Io in realtà sono molto combattuto perché da una parte abbiamo i nuovi primer appunto di Mesauda. Questo qui è per tutti i tipi di pelle, questo qui per da normali a secche e questo qui invece per pelli grasse. Però io in realtà poco tempo fa da Maki Beauty ho ricevuto anche questo qui insieme ai fondotinta Total Control Pro, che sono quello rosso e quello giallo, da me assolutamente richiesti. Sono una mano santa per me, proprio perché riesco a bilanciare, a modificare tutti i fondotinta che ho. Dicevo, sono molto interdetto perché in realtà voglio provare questo, che è di NYX Professional Makeup The Marshmallow Primer. Ne ho sentito parlare da chiunque. Allora, l'unica cosa che già vi dico che secondo me non è vero è l'odore, cioè raga, non sa di marshmallow. Io non lo so dove lo sentono il marshmallow, ma secondo me no. Poi ve l'ho detto, non l'ho ancora provato sul viso, però non so se notate che lascia tutte strisciate biancastre, non si amalgama bene, quindi boh. Allora, che ne dite se proviamo a questo punto due texture simili, nel senso che sono più cremose che altro? Vado a metterne un po' qui e da quest'altra parte invece mettiamo questo di NYX. Allora, questo è proprio, si sente il silicone come andavano una volta, cioè negli anni del Professional, di Benefit, queste cose così. Comunque se mi vedete così, raga, un po' sfranto, è perché sono nella fase relax. Ho fatto palestra, mi sono fatto la doccia, quindi sono in un mood appunto super relax. Ok, dai, devo dire che si è steso molto bene. Ovviamente rimane più luminoso rispetto a questo di Mesauda, perché questo qui sembra più una crema oltre che un primer, e rimane anche più idratante, mentre questo è solo per la resa secondo me del fondotinta, però rimane molto sottile, siliconico sì, ma molto sottile. Vi faccio vedere una delle ultime scoperte. Questo fondotinta è pazzesco, ve l'ho mostrato anche in stories, l'ho già provato, vi ho detto che cosa ne penso e ribadisco appunto il mio pensiero, è bellissimo. Non credo che Essence abbia mai fatto un fondotinta simile a questo, cioè tutti gli altri di Essence avevano sempre un qualcosa che dico sì, ok, carino, però niente di, come posso dire, di particolare, ecco. Chi più coprente, chi meno, però fondotinta classici. Questo invece non sembra neanche di Essence, ecco. Potrebbe costare benissimo 30 euro come fondotinta, perché ha una texture molto corposa. Allo stesso tempo va a coprire tutti i rossori, però rimane leggera. Cioè, anche se comunque la coprenza è media, secondo me è anche stratificabile. Non l'ho mai stratificato, perché comunque la coprenza che mi dà con una passata mi basta, mi avanza, quindi non l'ho stratificato. Però devo dire che come prima passata è bellissimo. All'interno c'è acido ialuronico e aloe vera, e tra l'altro sono anche abbastanza alti in inci, oltre, vabbè, ovviamente dopo vari siliconi, eccetera, eccetera. A me hanno mandato il colore 050, Neutral Champagne, e una cosa che mi piace tantissimo, e colgo l'occasione per complimentarmi con Essence, non so se vedranno mai questo video, è per la questione shade range. Ne hanno fatti più di 30 se non sbaglio, o sulla trentina più o meno, o più di 30, non ricordo adesso esattamente, ma comunque per Essence è già un bel passo avanti, perché fino adesso hanno fatto sempre tre colorazioni in croce e quelle erano. Allora, vi faccio vedere la texture. Vedete che è liquida ma non troppo, cioè mi piace un sacco. Oggi io ho voglia di fare robe con le mani, non mi chiedete perché. Allora, vado a metterlo intanto, cioè guardate. Ah cavolo, mi sono dimenticato delle gocce. Io non faccio mai niente con le mani, oggi mi è presa così. Siccome questo fondotinta per me è appunto troppo neutro, vado ad aggiungere una punta di giallo. Una cosa che vi consiglio è di agitarli molto 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 bene, e soprattutto una volta agitati mettete subito il prodotto o sulla mano, che quindi mixate un po' le creme, o sul viso. L'importante è metterlo subito, perché 3 secondi e si risepara la formula, cioè tipo l'olio e il pigmento si dividono. Infatti le prime volte che l'avevo agitato, ma in modo molto blando, con la pipetta era uscito più olio che pigmento, ed era una cosa un po'... Boh, tant'è che anche senza premere la pipetta le gocce escono da sole. In fretta. Eccolo. Già vedete, raga. È un po' incontrollabile, ecco. A differenza del nome Total Control, secondo me no. Questo fondotinta è molto particolare, perché rimane comunque idratante, ma come... come posso dire? Come sensazione, anche otticamente, sembra che si setti da solo. Non lo so, ha un effetto, non vi dico vellutato, perché comunque rimane illuminoso, però sembra come se fosse settato con la cipria, ha lo stesso identico effetto visivo. Soprattutto perché la pelle è disidratata come la mia,
Non è assolutamente male, comunque vi avvicino un po'. Noto che da questa parte resta più luminoso rispetto a questa. Vediamo nel corso del video come si comporteranno i primer con tutti i vari prodotti che andrò a mettere sopra. Ultimamente sto utilizzando sempre questi di Mesauda che comunque hanno una tonalità neutra, non è proprio gialla gialla. E qui ci aggiungo un po' di queste gocce. Secondo me dovevano metterci leggermente meno olio o acqua, non lo so che cosa c'è. Io capisco fare una texture molto leggera per non alterare la texture degli altri fondotinta, perché comunque è fatta apposta per essere mixato. Però neanche così liquido che è ingestibile a tratti. Vado a settare in modo super delicato con questa qui di Erika. Questo qui mi farà da barriera e ovviamente non mi farà fare macchia con le polveri. Il prodotto in questione è lui, sempre della collezione Hello Good Stuff. Questo qui è Cocoa Cool, al numero 10, e oltre ad essere per il 99% realizzato con ingredienti naturali, all'interno c'è anche proprio il cacao. Mi piace tantissimo l'inci di queste polveri perché c'è talco, mica, caolino, burro di karité, mi dovrebbe essere, non mi ricordo mai, olio di ricino, macadamia, che altro c'è? C'è, vabbè, ovviamente il cacao, come vi ho detto, gli estratti di magnolia, che è una pianta, insomma, cioè, acido citrico. Questa parte qui sotto, che è leggermente più scura, è opaca, mentre quella sopra è più chiara e leggermente luminosa. Solitamente prendo questa qui perché non mi piace avere la parte del bronzer o del contour luminosa, piuttosto preferisco un qualcosa di luminoso per il blush, se proprio. Non so se di questo prodotto ci sono altre colorazioni, spero di sì, perché in realtà questa qui per me è leggermente chiara. Comunque si nota, però mi fa un effetto super naturale, nel senso che se dovessi farla risaltare di più, devo abbondare con il prodotto, che comunque non è un problema. Però ecco, mi piacerebbe provare anche altre colorazioni perché è una texture bellissima, si sfuma solo a guardarla. Avendo da questa parte una bolla, sembra che la polvere sia a macchie, ma in realtà no, vi posso assicurare, ragazzi, che è sfumata benissimo. Siccome non ci sono dei blush nuovi, andiamo a utilizzare uno dei miei. Vado a utilizzare, boh, uno a caso, ne ho preso. Questo qui è 03 Hateful Prayers, sempre con il pennello con il quale ho messo il bronzer. Ne prendo poco poco. Comunque, nonostante tutte le polveri, noto che da questa parte che c'è il primer di Mesauda resta tutto comunque sempre più opaco e quasi più asciutto, mentre da questa parte mi fa un effetto molto più di pelle naturale, che comunque sì, ci sono dei prodotti sopra, va bene, si notano, però è più un effetto naturale, seppur coprente, ma naturale. Quindi devo dire che preferisco di più questa parte. Io, avendo la pelle disidratata, non posso permettermi di essere troppo opaco, perché altrimenti sembro di gesso. Ah, mi sono dimenticato di farvi vedere questo, che nel frattempo almeno ci pompiamo un po' le labbra. Allora, io l'ho già provato ed è il Pure Volume Lip Balm ed è un balm volumizzante trasparente. Come vi ho detto, appunto, l'ho già provato e l'effetto plump, raga, è assurdo. Oh, madonna. Raga, io ho le labbra super screpolate, super sensibili. Il fatto sta che sentite subito il pizzicorio, sentite subito l'effetto fresco sulle labbra. Solitamente tendo a non utilizzare questi tipi di prodotti perché mi seccano ulteriormente le labbra, ovviamente. Procediamo con le sopracciglia. Oggi avrei voluto fare l'effetto che sto facendo ultimamente, ovvero quello di applicare la colla, ebbene sì, la famosissima colla Giotto, sulle sopracciglia e quindi pettinarle tutte all'insù. Solo che appunto devo provare questi due nuovi prodotti e ho deciso di farvele vedere al naturale, anche se questo qui l'ho già utilizzato anche per quella tipologia di sopracciglia così e mi è piaciuto tantissimo, l'ho fatto vedere anche in stories tra l'altro, quindi in tutto ciò dovete capire che ogni tanto su Instagram vi pubblico queste cose così a spot, quindi mi raccomando seguitemi su Instagram. Comunque, per le sopracciglia abbiamo questo qui che è un Tiny Tip Precise Brow Pen, che sono tutte e due in felcro, quindi non hanno le setole, ma sono super fini, ragazzi, una punta che è minuscola, avete capito? È bellissimo, sia eyeliner, questo qui nero, che questo delle sopracciglia. No, bitch. No, raga, mi sa che quando l'ho rimesso dentro lo si è un po' storto. Quella che hanno mandato a me è la dove è scritto il colore? 03 Dark Brown. No, mi dispiace troppo che sia curvata la punta. Anche perché c'è il fulcro di tutto, quindi. Comunque mi piace tantissimo, sia proprio per questa cosa qui delle sopracciglia, sia utilizzata secondo me come vero e proprio eyeliner marrone. Se volete un effetto pelo per pelo, cioè guardate che figo. È bellissimo, bello, bello, bello. Devo dire che, siccome appunto ultimamente le sto facendo sempre all'insù, non riesco più a vedermi con le sopracciglia così, mi sembrano troppo un blocchetto.
Allora, sapete che quasi quasi il fatto che mi si sia un po' rovinata la punta mi sta anche piacendo perché inizialmente non riuscivo molto a gestirlo dato che è super super scrivente. Infatti io in realtà me l'aspettavo meno scrivente di come è in realtà. E adesso che la punta sia un po' tra virgolette seccata perché si era piegata quindi non arrivava il pigmento, diciamo. Non arrivava proprio il prodotto sulla punta, riesco a gestirlo un po' di più, ecco. Questo qui non lo sto utilizzando, uno perché il colore del prodotto è totalmente sbagliato e due perché non mi piace questo tipo di prodotto e soprattutto questo applicatore così che è gigante per fare le sopracciglia, o meglio, questi qui si utilizzano se volete riempire. Oh, mi metti a fuoco? Grazie. Cioè, è praticamente grigio come colore, è proprio top. E poi comunque il pennello non, no, non mi fa impazzire per niente. Procediamo con lei, che è una palettina tranquillissima, si chiama Daily Dose of Love Eyeshadow Palette. Questi pack fanno rabbrividire perché proprio non mi piacciono. Però devo dire invece che all'interno i colori sono molto molto carini, si sfumano in 3 secondi e anche metallizzati non sono male. Quindi direi di fare una cosa super tranquilla, partiamo per una volta soft. Ebbene sì ragazzi, questo è il video dell'anno, il primo video di orati normale, tranquillo. Procedo con questo qui perché voglio dare un tocco di rossiccio a tutto il look. Dopodiché procedo con questo qui più scuro e lo metto all'esterno. Sicuramente a voi avrò tagliato alcuni pezzi, ma raga credetemi che ci ho messo 3 secondi a realizzare questo makeup. Mi manca un metallizzato qui nella parte iniziale. Abbiamo fatto. Nella parte qui centrale non so se utilizzare sempre quello chiaro che ho messo nella calatura ciliare o questo al centro, magari lo metto solo qui nella parte centrale e poi più interno andiamo a mettere quello biancastro. Non vi aspettate il metallizzato incredibile, assurdo che riflette fino alla luna. Non so quanto ci azzecchi, però secondo me siccome abbiamo messo questo al centro che è sul rosato fucsia, una matita che ho, sempre rimanendo in tema Essence e quindi low cost, ho scelto, ovviamente avevo un budget che mi hanno dato loro, questa matita di Essence, che è la Long Lasting, questa qui è il numero 28 Life in Pink Eye Pencil, quindi appunto è una matita per occhi. Oggi è la volta buona che la utilizziamo all'interno dell'occhio, vediamo un attimo. Me la immaginavo un po' più scrivente, però secondo me se lasciata un attimo asciugare e poi ripassata sopra, si riempie un po' il colore. Ok, aspetta un secondo che si asciuga. Andiamo a ripassare leggermente la matita questa qui. Ah, comunque non male, eh. Cioè, nel senso che anche con una passata si vede. Pensavo molto peggio. Bello intenso, ci sta. Poi ovviamente bisogna vedere quanto durano, però. Voilà, mi piace. Ecco qua, batteria scarica. Benissimo. Nel frattempo che cambio la batteria, applico anche un po' di mascara e ciglia finte. E ve lo dico prima che si spenga tutto, le due ciglia finte che ho selezionato con il budget che appunto avevo su eCharm sono queste due, sono tutte e due di Essence, bellissime, una più bella dell'altra, raga, banda morbida, super anche elastica, cioè elastica nel senso che si riesce a modellare bene, stupende, sono stupende. Comunque non vi preoccupate che tutti i prodotti li trovate giù in info box scritti. Eccoci qua ragazzi, tornati con tutto messo e batteria caricata. Procediamo con l'ultimo step, ovvero le labbra e l'illuminante. Allora, come illuminante di nuovo non ho nulla. Allora, siccome siamo in tema, vi faccio vedere uno dei miei rossetti preferiti in assoluto, tant'è che me lo sono fatto rimandare appunto da eCharm. Ancora non lo finivo, ma me ne sono fatto mandare una scorta, guardate a che punto sono. Questo qui è fa parte della collezione This Is Me numero 05, Legendary, Legendary, Legendary. Questo qua, idratante, distende le labbra in una maniera incredibile. Io lo metto un sacco di volte perché poi si adatta a tantissimi look, si adatta a qualsiasi cosa dovete fare. Allora, per rimanere in tema, in realtà vi voglio far vedere questa che tra l'altro ho utilizzato anche ieri, gli illuminanti cotti. Bellissimi. L'unica pecca, questa tonalità qui, cioè questa palette qui, che dove, non mi ricordo se è unica o ci sono altre colorazioni. Comunque, questa è la Better Than Gold. Sono leggerissimamente scuri per il mio incarnato. Io comunque li faccio andare bene, quindi perciò ne metto poco e in modo molto leggero. Perciò facendo così non mi trasferisce troppo il giallo, anzi, meglio il dorato. Me l'hanno messa in una busta in un evento, quindi. Sì, ecco, è passato un po' di tempo, però se la trovate sul sito prendetela assolutamente. Detto questo, vi lascio tutte le informazioni scritte giù nell'info box, mi raccomando. Spero di avervi tenuto compagnia come al solito, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi che i commenti sono sempre a vostra disposizione.